Arstein. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Siamo alla vigilia di Napoli-Milan, partita importantissima che si giocherà domani sera al San Paolo alle 8.45. In questo video vi svelerò una notizia di mercato veramente clamorosa che riguarda il nostro portiere, perché l'accordo è a un passo. Vi svelerò i dettagli e vi darò qualche news in più rispetto a quella che vi ho dato ieri su Napoli-Milan, le mie sensazioni e le probabili formazioni. Mi raccomando, like, condividete, iscrivetevi e campanellina, 4 passaggi importanti per far crescere sempre di più il canale, quindi mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi, non esitate. Arriviamo presto a 2800 e non ci manca tanto, e per questo vi ringrazio per le numerose iscrizioni. Detto questo, vi lascerò anche il profilo Instagram in descrizione, passate anche da lì perché pubblicherò ogni volta sul profilo Instagram gli annunci riguardanti i miei video. Detto questo, partiamo subito. Allora, partiamo con Napoli-Milan, velocissimamente, oltre alle news che vi ho dato ieri, non c'è niente di nuovo, nel senso che allora, gli indisponibili per il Milan saranno Leao e ovviamente Pioli e il suo vice. Per quanto riguarda il Napoli, Osimhen e Usai salteranno di sicuro la sfida. E ancora in dubbio ci sono Bakayoko, Lozano e Ospina perché hanno dei piccoli problemi. Per quanto riguarda il Milan, si schiererà con Gigio in porta ovviamente, Calabria, Kier, Romagnoli e Teo Hernandez sulla linea di difesa, centrocampo con Kessié e Bennasser, tre quarti con Selemakers, Çalhanoğlu e Rebic, a meno di clamorosi colpi di scena, anche se Bonera ha detto che non è ancora al 100%, però credo che dovrebbe giocare Rebic, nel senso che non penso che Bonera metti Oge titolare, anche se si merita di fare uno spezzone di partita, non penso che una partita importante contro il Napoli lo vada a rischiare dal primo minuto, quindi penso che Rebic giocherà, e in attacco ovviamente Zlatan non può mancare. Per quanto riguarda il Napoli, anche il Napoli usa il nostro stesso modulo, cioè il 4-2-3-1. Allora, Meret per ora è favorito di pochissimo rispetto a Ospina, quindi penso che giocherà lui in porta. Terzino destro giocherà Di Lorenzo, difensori centrali con Manolas e Koulibaly ovviamente immancabili, terzino sinistro male lui perché manca Usai. A centrocampo giocheranno Fabian Ruiz e Bakayoko, che ha recuperato dalla febbre, anche se ancora in leggero dubbio, bisogna vedere se l'influenza sarà passata del tutto. Sulla tre quarti giocheranno a destra Lozano, perché sembra aver recuperato, in caso non giocherà Lozano giocherà Politano. Sulla tre quarti Dries Mertens, sulla sinistra Lorenzo Insigne e in attacco Petagna. Dovrebbe essere questa la formazione del Napoli, visto che Osimhen manca. Però potrebbe esserci anche un cambio di formazione mettendo Mertens come punta e Politano come trequartista. Vedremo quale sarà la formazione. Fatto sta, ragazzi, che dobbiamo andare lì a Napoli, affrontare la partita nel modo giusto, non avere paura dell'avversario come abbiamo fatto giustamente in questi ultimi mesi, senza mai aver paura di nessuno, facendo il nostro gioco, provando a vincere e mettendo in difficoltà il Napoli, che comunque è una squadra forte, secondo me è una delle squadre più in forma insieme al Milan, al Sassuolo, quindi secondo me sono quelle tre squadre più in forma in campionato. Sarà importante iniziare questo periodo perché avremo 10 partite in 30 giorni, quindi giocheremo ogni 3 giorni e sarà importante iniziare bene e dare un segnale anche alle altre squadre. Detto questo, come al solito mi aspetto un vostro commento riguardo a questa partita. Sarà una partita importante e spettacolare contro Gattuso, il nostro ex. Speriamo di regalargli un dispiacere perché sarebbe molto importante per noi. Allora, parliamo adesso della notizia più importante e clamorosa degli ultimi giorni, svelata da Gianluca Di Marzio ieri a Sky Sport, che dice che il nostro portiere, ormai il nostro veterano, perché va bene, ha 21 anni, però ormai da 5 anni che gioca nel Milan ed è veramente forte, lo sappiamo tutti, Donnarumma ha l'accordo, anzi è a un passo dall'accordo con il Milan e con la società. Pare che le due parti sono tanto tanto vicine, si parla di un accordo intorno ai 6,5-7 milioni di euro all'anno, e anche una piccola ipotesi che nel contratto possono mettere una clausola rescissoria veramente pesante per Donnarumma. Quindi notizia veramente importante, vi ripeto, fonti certe, non mi venite a dire nei commenti che non sono fonti certe,
svelata ieri da Di Marzio a Sky Sport. Gianluigi Donnarumma è a un passo dal rinnovo con il Milan, ovviamente non vi ho svelato la data, si parla di 4 anni, quindi fino al 2025, a partire ovviamente dal 2021, quindi 2025 per Donnarumma. Sarebbe una notizia veramente importante e vi ripeto, l'ha svelata Sky, l'ha svelata Di Marzio che è l'esperto del mercato, quindi perché non crederci, sono veramente felice perché raga, oltre comunque a pensare al mercato in entrata dobbiamo pensare ai nostri campioni che sono Gigio, sono Ibra e sono Çalhanoğlu e dobbiamo possibilmente rinnovarli tutti e tre. Ovviamente i più importanti sono Gigio e Ibra, ma anche Çala è molto importante. Va bene che molti di voi diranno è meglio Szoboszlai, chiede troppo, è vero, però anche Çalhanoğlu è importante rinnovare il contratto e quindi ragazzi sono felice di questa notizia che appunto svela che Donnarumma ha l'accordo a un passo con il Milan. Veramente tanta tanta roba, fatemi sapere cosa ne pensate voi, questa notizia l'aspettavo da tanto tempo perché ero molto preoccupato di perdere Donnarumma a zero, sarebbe stato un brutto colpo. Donnarumma in questo momento secondo me almeno 60-70 milioni di vale se non di più, perché non esagero ragazzi, secondo me è nella top 10 ma anche top 5 di miglior portiere al mondo, perché oltre a lui, sì, Neuer, Alisson, Oblak, Ter Stegen, forse Courtois, De Gea, cioè secondo me questi qua insieme a Donnarumma sono i migliori portieri al mondo, poi ovviamente ci sono anche Handanovic e Szczęsny che sono molto forti, però Donnarumma secondo me ha qualcosa in più, e non perché sono milanista ragazzi, l'ha dimostrato, cioè la Juve e l'Inter, con tutto rispetto per il Milan, hanno squadre non molto più forti, però più forti, e in questi anni Donnarumma ci ha sempre tenuto la porta, non dico inviolata, perché non è sempre inviolata, però ci ha tenuto sempre la porta senza preoccupazioni, facendo parate, miracoli, a volte anche sbagliato, però ragazzi, non mi ricordo un errore di Donnarumma da tanto tempo, l'ultimo che ha fatto è stato contro il Lille, però da quanto tempo è che non sbagliava? È cresciuto veramente tanto ed è fondamentale andare a rinnovarlo perché secondo me può diventare veramente una bandiera di questo club ragazzi. Veramente io ci credo, può diventare una bandiera e quindi spero che rinnovi al più presto e questa notizia è veramente confortante, vi ripeto, fonte Sky, fonte Gianluca Di Marzio, quindi tanta tanta roba. Vi ripeto i dettagli per chi non è stato attento, 6 milioni e mezzo barra 7 all'anno, 4 anni di contratto, quindi tanta tanta roba. Finalmente ragazzi notizie confortanti per i rinnovi, ora speriamo che arrivano anche per Zlatan e per Çala, speriamo bene. Per il resto raga, allora di mercato, ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate rispetto al possibilissimo rinnovo di Donnarumma, fatemi sapere cosa ne pensate. Parliamo ancora di calciomercato, allora in uscita si pensa che andranno in a gennaio, ovviamente si manderà in prestito Kalulu, Colombo in Serie B da quanto pare dalla società, perché comunque Kalulu è chiusissimo da Calabria, da Lot e anche da Conti, a tre terzini davanti, già Conti è chiuso, quindi Kalulu andrà in Serie B a fare esperienza, almeno dalle ultime indiscrezioni. Stessa cosa Colombo che è giovanissimo, non bisogna bruciarlo, bisogna dargli un minutaggio, quindi facciamolo crescere anche lui in un club di Serie B. Queste qua sono le ultime notizie che trapelano. Per quanto riguarda invece nomi proprio in uscita, ovviamente i giovani andranno in prestito, si parla ovviamente di Musacchio, di Duarte, di Conti e di Krunic. Almeno due di questi si pensa che usciranno a gennaio, quindi daranno un po' di cash al Milan, e ovviamente mi sono dimenticato, scusatemi, anche Castiglieco che è in uscita dal Milan, e questo qua sarà la chiave appunto del mercato di gennaio. Se riusciamo a vendere Castiglieco almeno a 10-15 milioni di euro, il nostro mercato si svolta, perché come ricordate, come vi dico io adesso, il Milan ha stanziato un budget di 15-20 milioni per comprare il centrale a gennaio, quindi se Castiglieco si vende ancora meglio. Mi dispiace molto per Samu, perché lui si è impegnato sempre, però ragazzi purtroppo ha dimostrato che in questo gruppo non è da Milan, se le Makers l'ha totalmente superato nelle gerarchie, quindi Castiglieco può anche andarsene secondo me, a mali in cuore ovviamente. Allora, per quanto riguarda invece altre notizie, sono sempre i soliti nomi, quindi Szoboszlai che gira sempre attorno al Milan e Maldini pare voglia prenderlo, i nomi per la difesa sono sempre quelli, Kabak, Lovato, Simakan, Rudiger, Milenkovic, vogliamo capire ancora chi sarà il prescelto, e invece per quanto riguarda gli altri nomi c'è sempre la questione vice Ibra con Malen, Supriaga come vi ho detto ieri, e anche la Sinatra Ore dell'Ajax, che però è molto più difficile. Vedremo cosa accadrà a gennaio. Niente raga, per questo video è tutto.
Ci vediamo domani con il pre-partita di Napoli-Milan. Mi raccomando, intanto fatemi sapere cosa ne pensate rispetto a queste notizie, soprattutto quella clamorosa dell'accordo a un passo per il rinnovo di Donnarumma. Fatemi sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, like, condivisione, iscrizione e campanellina. Conto su di voi. Dobbiamo arrivare più presto ai 2800, quindi iscrivetevi se siete nuovi. E ovviamente vi lascerò anche il link del profilo Instagram in descrizione, passateci. Niente raga, sempre forza Milan, ci vediamo in un prossimo video, bella!